Allora, il mio nome è Godwin De Micoli, sono della Infocom, sono il direttore dell'Europa della Infocom per la membership. Noi facciamo questi webinar anche in collaborazione con la SIEC, l'abbiamo fatto, questo è il terzo anno che le facciamo. E oggi discutiamo le norme di sicurezza dei carichi sospesi nel mercato AV. Il relatore è Cristiano Traferri, Director of Business Development dell'Auramet. Incominciamo subito. Do il microfono a Cristiano. Grazie, Cristiano. Grazie a te. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza, ringrazio la Infocom e SIEC per l'opportunità che mi è stata data per spiegare un po' com'è l'attuale scenario e, come dice lo stesso titolo del webinar, a cosa si va incontro. Perché talvolta potrebbe essere, ahinoi, un'autentica mina vagante questa questione dei carichi sospesi nel mercato audio, video e anche informatico, che poi andremo a vedere. Pertanto, andiamo avanti con la presentazione. Quindi, le norme di sicurezza per tutto quello che riguarda gli apparati audio, gli apparati video, ma anche gli apparati IT, perché sono praticamente, come andremo a vedere poi nel corso della presentazione, strettamente correlati e pariteticamente trattati a livello di normativa. Quindi diciamo che andremo avanti trattando esplicitamente questo tipo di argomento. La situazione oggi. Allora, le norme internazionali di sicurezza sono regolamentate dalla IEC, o in italiano è tradotta CEI. La norma di sicurezza inerente al mercato AV sono, ed è la 60.065, che tradotto in termini europei è la EN 60.065 e diciamo che il riferimento numerico rimane invariato sia per quello che riguarda l'applicabilità delle norme europee che anche nell'applicabilità delle norme di oltreoceano, che poi andremo a vedere. Alla stessa norma di sicurezza è strettamente collegata la stessa CE, e stabiliscono veramente regole stringenti, vincolanti, chiamatele come volete, ma molto nette e difficilmente, anzi impossibilmente interpretabili, per l'installazione di tutti quegli apparati AV sospesi. Sospesi cosa si intende? Sospesi si intende a parete, a traliccio, all'americana, chiamatela come volete, al soffitto, tutti quelli insomma che non sono a contatto col terreno, con il pavimento, con il solaio. Purtroppo anche nel nostro mercato, nel mercato AV, professionisti, semiprofessionisti, ma diciamo nel nostro settore, non tutti, ahinoi, le conoscono e ve lo dico per esperienza personale, dato che sono parte assolutamente coinvolta in quanto la mia azienda è produttrice di sistemi di supporto. E come è scritto, conseguentemente purtroppo non tutti le applicano questo tipo di normative. Cosa può succedere? Può succedere che possono succedere tante cose, però rappresenta veramente un grossissimo rischio, non solo per i malcapitati utenti, non solo per gli utenti finali o i malcapitati che passano sotto un carico sospeso. Perché diciamo che può succedere veramente di tutto quando potenzialmente può cadere un carico da 10, 20, 30 kg, quindi può succedere anche una cosa estrema e spiacevole, e quindi è direttamente proporzionale all'effetto che si può avere da questo, chiamiamolo sinistro, anche per il titolare di impresa, che in caso di incidente appunto
può andare incontro sia a conseguenze amministrative, pecuniarie, pesanti, pesantissime, ripeto, direttamente proporzionali al danno recato, ma ovviamente anche a conseguenze penalmente perseguibili, se non si è applicata la normativa che è legge a tutti gli effetti. Qual è l'obiettivo di oggi? Io ho messo questa immagine rilassante appunto per far capire che il webinar di oggi si propone appunto di spiegare cos'è la normativa vigente ad oggi, cosa dice, il dettaglio e purtroppo evidenziando lo scenario precario di quello che avviene al giorno d'oggi, ma diciamo, la mission principale è quella di informare come essere conformi ed in regola alle normative vigenti. Pertanto, innanzitutto è doveroso fare una premessa nel dire cos'è la IEC o CEI, che è la stessa identica cosa. La IEC non è altro che l'acronimo dell'International Electrotechnical Commission, ha sede in Svizzera, Ginevra, e diciamo che è il punto di riferimento di tutte le normative di sicurezza che vi sono in tutto il mondo, quelle europee più famose, TUF, GS, più andando poi all'UL, CSA, insomma DEMCO, NEMCO, eccetera, eccetera. Tutte quelle normative, tutti quegli enti certificativi si rifanno a questa, diciamo, a quello che dice questa commissione. La commissione copre, come scritto, il 97% della popolazione mondiale, quindi è praticamente un plebiscitario a livello di adesioni e a livello di, diciamo, di riferimento. Collabora con tutti i partner, quasi tutti, diciamo, per l'intera grandezza, internazionali, locali, regionali, nazionali e anche per la stesura di pubblicazioni. Pubblicazioni si intendono di ogni tipo, inerente appunto a quello che è il mercato elettrotecnico, chiamiamolo così. E non ultimo, promuove l'importanza del rispetto di queste normative in tutto il mondo. Quindi non ha solo una funzione di redigere le normative, ma anche di divulgare, tra virgolette, il verbo, passatemi il termine, rispetto appunto al contenuto da loro redatto. Andiamo un po' al nocciolo della questione, diciamo al punto cruciale, ai punti cruciali che il webinar si pone come obiettivo. Cosa dice la norma vigente? Io adesso la leggo perché è bene che venga evidenziata e messa a fuoco un po' da parte di tutti. Quindi l'apparato, è scritto, va montato secondo innanzitutto le istruzioni del costruttore, dove in caso è applicata una forza verso il basso, oltre al peso totale dell'apparecchiatura, nel baricentro per un minuto. La forza aggiuntiva che viene applicata, aggiungo io, scusate, errore della ripetizione, deve essere pari a 3 volte il peso dell'apparecchiatura dichiarato, ma non meno di 50 N. 50 N è facile fare la forza in chili diviso 10 e 5 kg di forza. E l'apparecchio e i suoi supporti di fissaggio associati non de devono restare saldi durante la prova. Cosa vuol dire? Che in buona sostanza, poi andremo a spiegare proprio a livello proprio banalissimo. Innanzitutto cos'è l'apparecchiatura? L'apparecchiatura è la somma del peso, il carico, insomma, il carico che viene applicato, più anche il sistema di fissaggio. Quindi diciamo è tutto, fa parte, il gross weight, il peso lordo, diciamo così, è la somma di queste due, funzioni, di questi due, diciamo, oggetti, chiamiamoli così. E pertanto restare saldi significa che non devono né deformarsi né ovviamente collassare, romperzi, eccetera. Questo è quello che dice la norma, che è la norma IEC OEN 60065 al paragrafo 19.6, riferita all'ultima perché molti
magari hanno dietro la vecchia versione del 99. Questa è l'ultima versione che è già in vigore da parecchi anni, da dopo l'anno 2000, 2001, 2003, adesso, più o meno siamo lì. Quindi questa è l'ultima, normativa attualmente in vigore, regolamentata in Italia anche dalla Gazzetta Ufficiale, quindi è legge, legge. Quindi riassumendo, facciamo un esempio banalissimo con dei numeri. Quindi se noi dichiariamo 50 kg di portata, io ho un supporto 50 kg di portata, e il peso della staffa, la chiamo staffa per banalizzare, ma in modo che tutti capiscano, il peso del supporto, considera la staffa è 10 kg, per esempio, in questo caso, il totale carico del test deve essere 50 più 10, quindi 60, per 3 volte, quindi abbiamo un totale di carico di 180 kg, che deve essere applicato al baricentro dell'apparecchiatura, quindi, ripeto, dell'installazione, per 1 minuto. 1 minuto, 60 secondi, e la staffa, l'apparato, insomma, non deve né collassare né deformarsi. Questo è l'esempio banale, ma diciamo semplificativo, di quello che deve avvenire. Molti dicono: ma non è sufficiente il marchio CE? Ma io sono marchiato CE, che importa, sono salvo, sono qui, ho qui o là. In certi casi certo, come ho scritto, ma il CE a che condizioni è valido? Lo sapete? Andiamo un attimino a vedere. L'applicabilità del marchio CE. Allora, innanzitutto, non esistono casi di esclusione dall'obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità CE. Non esistono quando si vende un prodotto, ma non solo quando si vende un prodotto, non è neanche, come vedete sotto, il verbo corretto. Per essere esatti e per essere, diciamo, puristi della legge, il termine vendita è riduttivo in quanto le direttive parlano di immissione in libera pratica, ovvero, come è scritto in grassetto, mettere a disposizione di terzi in qualsiasi forma un qualsiasi prodotto, ossia un'azienda dà in contovisione un qualsiasi apparato, questo viene montato e collassato, l'azienda che ha dato in contovisione, prestato, chiamatela come volete, è lei la responsabile, se viene oggettivamente dimostrato. Ok? Quindi non significa solo meramente il contovendita, tra virgolette, o il diciamo il commercio nudo e crudo e puro, ma anche, ripeto, qualsiasi forma di immissione in libera pratica, come detta un po' in legalese. Quindi, per essere, diciamo, conforme, il marchio CE, uno che diceva che c'è il marchio CE, lo metto via, per avere il diritto e l'onere, l'onore, insomma, di avere il marchio CE, bisogna essere stati sottoposti, innanzitutto ci sono due strade, ok? La prima è la più, diciamo normale, chiamiamola così, essere stati sottoposti da un ente certificatore che è venuto nell'azienda, ha fatto l'ispezione, la certificazione, quindi l'ente certificatore internazionalmente riconosciuto, sottolineo, quindi ente certificatore che a sua volta lo stesso ente deve essere riconosciuto e certificato. E quindi l'azienda ha, tra virgolette, passato l'ispezione, diciamo è conforme, pertanto ha tutto il diritto di esporre il marchio CE nei suoi prodotti, in quanto c'è l'ente certificatore che ha dato, diciamo, il benestare. Oppure, molto più semplicemente, per il marchio CE, ogni azienda è in grado di fornirla dando un'autocertificazione, ossia confermare per iscritto su carta intestata aziendale, firmata dal legale rappresentante dell'azienda, della ditta dell'azienda, che il prodotto è conforme al marchio CE, citando, risottolineo citando, che sia conforme e lo deve fare, deve essere scritto e fanno riferimento alla norma N60065 OIC, paragrafo 19.6,
Questo deve essere scritto, in caso di autocertificazione, deve essere per forza scritto nel documento che si dà a terzi, altrimenti il marchio CE non è assolutamente valido. Anche se uno scrive, autocertifico che il prodotto da me è fatto, tal dei tali, se è compliant, conforme alle direttive CE, e non cita in particolare riferimento alla norma IN60065 paragrafo 19.6, il marchio, l'autocertificazione non ha alcun valore. All'estero, come abbiamo detto, abbiamo, diciamo, io ho messo, diciamo, le due, quelle oltreoceano, quelle più famose, quelle più usate, che è l'UL americana, la CSA canadese, vivono praticamente in simbiosi nel mercato nordamericano, ma come dicevo all'inizio della presentazione, oltreoceano le restrizioni sono allineate esattamente alle IRC. Se voi andate a vedere il paragrafo, anche il riferimento è UL 60065 e è scritto esattamente un copia e incolla di quello che dice la norma IRC. Negli apparati IT, quindi magari l'apparato che si va a caricare, fa perdere sospeso, insomma, non è particolarmente riconducibile a un apparato audio-video, ma più un apparato informatico, vale esattamente la stessa cosa, gli stessi parametri, gli stessi valori, tutto. Cambia solo il riferimento della normativa. Il paragrafo, diciamo così, non è più la 60.065, ma è la 60.950 tratto 1, revisione 1, al paragrafo 4.2.10. Se andate a vedere quello che dice la norma IEC suddetta, il dettaglio è esattamente identico a quello che abbiamo visto poco fa. Domande che ci vengono spontanee. Allora, io faccio due domande che sono un po', diciamo, non dico provocatorie, però domande a cui ovviamente viene fatta una riflessione, diciamo, legittima. Quindi voi o il vostro fornitore eravate a conoscenza di queste norme nel dettaglio e soprattutto le avete applicate? Siete stati, diciamo, ligi in base a quello che dice la legge, sottolineo legge. Seconda domanda, siete sicuri che i prodotti usati finora, che avete installato, che avete usato, insomma, che avete venduto, dato a conto terzi, siano pienamente conformi a queste direttive? È una domanda, sono due domande, insomma, che vanno ampiamente, diciamo, fanno portare delle riflessioni in merito. Riflessioni appunto e eventuali azioni correttive che si potrebbero tranquillamente diciamo, applicare perché come vedete nel punto 1 chi redige bandi, capitolati dovrebbe essere sottinteso, ma viste come vanno le cose, dovrebbe avere l'obbligo nel documento che va redatto di riportare sempre il riferimento della norma di sicurezza. Norma di sicurezza che assolutamente deve essere sempre rispettata perché? Perché, come dicono nel punto 2, il digital signage, videocomunicazione, chiamatela come volete, oggi è sempre più presente in tutti i luoghi, ma in tutti i luoghi io intendo luoghi anche di particolare attenzione, scuole, asili, asili nido, scuole di ordine e grado messo, uffici pubblici che chiunque di noi visita o deve andare, per non parlare di centri commerciali, stadi, palazzetti dello sport e cinema, insomma, tutti i luoghi ad oggi sono ambiente di questa particolare, diciamo, situazione.
Ovviamente nella normativa EN60065, insomma la 60065, vi sono anche delle normative sempre riferite alla sicurezza e alla stabilità, riferite ai supporti a pavimento, quindi i classici, chiamiamoli totem, chiamiamoli, ma diciamo supporti a pavimento audio-video non è riferito solo a supporti dove tu metti un proiettore da terra o un diciamo un monitor, ma audio-video, quindi ricordatevi anche che comprende apparati audio e non solo il video. Quindi la regolamentazione di questa stabilità meccanica, cosa vuol diciamo andare a parare? Interessa diciamo tutti i supporti da terra, quindi carrelli piuttosto che treppiedi, tripodi, chiamateli come volete, stativi, dove fondamentalmente cos'è che deve garantire che non ci sia il ribaltamento, quindi deve garantire l'antiribaltamento. E andremo a vedere che tipo di test dovrebbero essere fatti e che tipo di diciamo, supporti, strutture il committente deve garantire. Come ho detto, la norma di riferimento è sempre la IEC 63-65. Il paragrafo è sempre il paragrafo 19, è sempre lo stesso, ma nella fattispecie appunto della stabilità meccanica per il supporto a pavimento, i commi, paragrafi, insomma i sottoparagrafi riferiti sono i primi tre, quindi 19.1, 2 e 3 della norma di riferimento. Allora, nel primo comma vengono trattati, ecco, diciamo, diciamo, gli apparati più semplici, passatemi il termine, ossia dove il supporto più il sistema non superi i 7 kg di peso di massa. Quindi stiamo parlando di apparati di installazione, di apparecchiature, insomma, minimali, non pericolosissime, e che qui vedete lo stralcio copiato e incollato in questa slide, che dice che praticamente il carrello, insomma chiamiamolo lo stativo, potrebbe essere sia come c'è scritto nella postilla sotto, può essere necessario, cioè per esempio apparecchi muniti di piedini, rotelle o simili. Diciamo che la norma parla di un'apparecchiatura che stando inclinata a 10 gradi, tu lo ruoti lentamente di 360 attorno al suo asse normale verticale e questo apparecchio deve mantenere una stabilità, un'aderenza al piano e quindi deve garantire appunto una sicurezza su un piano inclinato di circa 10 gradi. Ma questo è diciamo, il primo comma della normativa. Ma l'evidenza maggiore io la vorrei porre nel comma secondo del 19.2, perché il 19.2 parla, 19.2, 19.3, scusate, parla di apparati, allora, è riferita a apparati superiori a 25 kg. Ricordate sempre che l'apparato, apparecchiatura è inteso staffa, carrello, chiamatelo supporto da terra, più diciamo, il sistema audio-video che va installato. Quindi è riferita la 19.3 a apparati con massa superiore a 25 kg e o con altezza maggiore uguale ad 1 metro. Quindi come punto di riferimento ovviamente abbiamo il piano. Cos'è che dice? Per essere qui si sta parlando, ecco, qui si parla di una massa critica abbastanza importante perché si parla da massa superiore a 25 kg e altezze maggiori o uguali a 1 metro, ok? Quindi per qualsiasi supporto da terra che soddisfi entrambe o una delle due caratteristiche, il test avviene
Allora, si applica una forza orizzontale parallela al piano, quindi una spinta, un tiraggio, chiamiamolo così, diciamo una spinta, del 13% di forza rispetto al peso totale dell'apparecchiatura, o almeno 100 newton, 100 newton sono 10 kg, è facilissimo, diviso 10, quindi. E questa forza di spinta, deve essere applicata almeno entro il metro e mezzo dal livello da terra. Applicate questa forza, diciamo, entro il metro e mezzo da terra, la struttura, non, questo è importante, non deve, non è che dice deve cadere, ci mancherebbe altro, ma non deve inclinarsi per un angolo superiore a 15 gradi. Ok? Questo è quello che dice esattamente la norma IEC 60.75, paragrafo 19.3. Pertanto, purtroppo, e ripeto, lo vedo direttamente perché il mercato in questo caso è parte integrante del mio lavoro, in giro, diciamo così, si vedono veramente tanti, tanti acricchi più o meno griffati o meno, che assolutamente questa norma non la vedono applicata neanche con l'anterlino e neanche con il cano chiaro, insomma, ecco, non la vedono. Perché effettivamente la base deve essere assolutamente, la base dove sostiene il carico è assolutamente fondamentale, il baricentro, il center of gravity, il baricentro, insomma, della struttura è fondamentale appunto per essere a norma in questo particolare caso. Andiamo avanti. Adesso faccio un attimo un po' di conclusioni e riflessioni, portando l'esempio e portando in riferimento alcuni concetti, veramente basic, ma magari che facciano riflettere a qualcuno, a chiunque. Sei ancora convinto che il prodotto a minor prezzo, indipendentemente chi sia il produttore e dove è stato fatto, chi lo fa, senza oggettive garanzie, sia la scelta giusta, nonostante, cioè, ripeto, il prezzo, stiamo parlando di supporti, non stiamo parlando di apparecchiature 4K o 5K, insomma, o di qualsiasi particolare estrazione. Secondo, il concetto, vabbè, total cost of acquisition, diciamo, costo generale dell'installazione. Perdonate la mia provocazione, ma ti sei mai reso conto che con l'essere a norma parliamo di pochissimi punti percentuali sul costo totale dell'installazione. Qui si sta parlando di essere a norma usando o no staffe, quindi pezzi di metallo, plastica, alluminio, insomma quello che volete, per salvaguardare la vita di terze persone in certi casi, anzi in tutti i casi per quello che riguarda sia i carichi sospesi che l'antiribaltamento, perché ovviamente, essendo installati in luoghi pubblici, chiunque, bambini, piuttosto che sprovveduti, piuttosto che cose sinistre accidentali possono accadere. Ovviamente, non è che nessuno può essere sicuro di quello che accade. Veramente pochissimi punti percentuali incidono su questo tipo di discriminante, diciamo così. Poi, conseguenze. Questa è una cosa un po' più, diciamo, abbastanza più pratica, però sei sicuro che, vabbè, magari uno ha, ma io ce l'ho RC prodotto, eppure io sono assicurato, ecco, io sono assicurato a qualsiasi, qualsiasi lo toglierei, ai sinistri che accadono, ma tu sei veramente sicuro che nonostante avendo l'assicurazione, la stessa copre eventuali sinistri accaduti? Se a monte si utilizzano prodotti non a norma, io avrei dei dubbi atroci a riguardo.
abbiamo terminato. Grazie per l'attenzione e ricorda che l'accessorio fa la differenza, ma può salvare anche una vita. Grazie a tutti e adesso le vostre domande sono benvenute e sarei molto lieto di rispondere. Sì, Cristiano, grazie mille per questa presentazione. È un po' più corta delle presentazioni che ci abbiamo normalmente, che andano diciamo una decina di minuti di più, però penso che è stata una presentazione importante per anche pensare a queste cose quando si compra, quando si produce, che ci sono dei casi che se non sono fatti a norme, possa essere che accade qualche cosa che anche con incidenti fatali. Allora, se ci sono delle domande, io prego di scriverli sul chat, poi posso leggerli e poi Cristiano sarà lieto di rispondere. Se non ci sono, aspetto una ventina di secondi, poi se non ci sono, allora possiamo chiedere questo webinar. Ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati qua. Allora, la prima domanda sembra. Non allora, la prima domanda si legge così: non fa riferimento alla circolare 1689 del 1º aprile 2011 del Ministero Interno WWFF. Poi, questa è una domanda. Cristiano? Sì, eccomi. Posso? Vado? Sì, vai. Ah, ok, sono aperto col microfono. Allora, io onestamente questa direttiva di WWFF e Godwin sono i vigili del fuoco. Ah, vigile del fuoco, ok. Sì. Francamente questa direttiva del 2011, quindi 4 anni fa, 1689, non la conosco. Conosco molto bene però tutti i test che da produttore che facciamo come Euromet vengono sottoposti fornendo nomi molto importanti a livello internazionale e ve lo dico perché effettivamente il prodotto va in porto commercialmente se e solo se vengono tassativamente superati certi test di sicurezza. Quindi rispondendo allo spettatore, diciamo all'interlocutore, io andrei a vedere, e ci vado anch'io perché francamente non la conosco questa particolare ordinanza di 5 anni fa, 4 anni fa, 1689, una puntata dei Vigili del Fuoco, e quanto vale, se è ancora valida o se è obsoleta, mi viene a dire la prima cosa. Sono sicuramente sicuro, scusate la ripetizione, che quello che ho scritto è del tutto vero. È del tutto secondo la gazzetta ufficiale, è del tutto vero e deve essere rispettato a livello non italiano, non europeo, ma a livello quasi mondiale. Metto il quasi perché, come avete visto, queste normative coprono il 97% del mondo. Però, restando in Italia, siamo in Italia, parliamo in italiano, le norme di sicurezza internazionali sono esattamente quelle che io vi ho detto. Se poi c'era nel 2011 una deroga dei vigili del fuoco, è tutto da dimostrare se questa deroga sia valida a livello giuridico, a livello legale e soprattutto se non abbia una scadenza. Ripeto e sottolineo, non conosco il dettaglio di quello che c'è scritto, ma sarà mio assolutamente compito andare subito a verificare. Allora c'è un altro commento dallo stesso che ha domandato. Scusi, ma non do noi dobbiamo fare riferimento a questa normativa? Se vuole, gliela mando. Che me la mandasse, tanto il mio email ve lo posso dare se non lo avete, guardi, basta che scrivete a info@euromet.com e sono ben lieto di ricevere questo documento, lo sottopongo a chi di dovere, ma ripeto, a livello italiano e a livello internazionale
a mio avviso, se non è già scaduta, cioè a meno che noi italiani non la vogliamo fare più semplice di tutto il mondo e degli altri paesi europei, perché stiamo parlando di una normativa europea, la 6065, cui deve soddisfare, deve, ripeto, deve essere assolutamente compliant, tutti, devono essere tutti gli apparati audio-video. Su questo non è scritto pietra proprio, non si transige. Comunque, rispondendo sempre all'interlocutore, sono molto, ma molto felice di riceverla e magari ci scambiamo qualche veduta insieme. Ok, la seconda domanda, per quanto riguarda l'installazione del prodotto, pur essendo esso a norma, quali sono i requisiti di montaggio da parte dell'installatore in funzione anche dei pesi in gioco? Allora, in questo caso è a cura dell'installatore, appunto, è a cura dell'installatore in base alla superficie dove viene montato l'apparato, quindi staffa più apparecchiatura, e scegliere il tassello giusto, volgarmente detto Fischer, ok? Quindi se uno ha di fronte una parete a cartongesso, ovviamente deve avere particolari accortezze rispetto a una parete in calcestruzzo, cemento armato, eccetera. Quindi diciamo che chiunque, allora, nella fattispecie Euromet o chi che sia faccia supporti, scriverà sempre che l'installazione è a carico cioè l'installazione vista come appunto l'applicabilità diciamo, della superficie è a cura dell'operatore, dell'installatore, perché ovviamente se tu mi metti dei tasselli a cartongesso in una parete diciamo, a cemento armato, ovviamente questo non va bene. Quindi diciamo che anche lì il link, diciamo, tra il supporto e il muro, volgarmente detto, è a carico di chi installa tutto qui. Ok, poi la terza domanda, salve anche il REC, seguono la stessa normativa per la stabilità meccanica a pavimento? Assolutamente sì, sono stato lapidario, ma è vero. Sì, anche i REC, perché non l'ho letto tutto, ma nella normativa 19 in inglese dice anche, puoi fare riferimento appunto particolare a eventuali cassetti, drawers, quindi è assolutamente tutto quello che riguarda, ripeto, apparecchiature che superino i 25 kg, che portino audio-video, e che siano o che siano superiori a 1 metro, ricade la normativa 19.3 del 60.075. Ok, la prossima domanda. Come si applicano in maniera pratica i test sulle strutture nei quali sono applicati i carichi? Allora, innanzitutto chi mi ha fatto la domanda non se la deve porre la domanda, nel senso che deve essere fatto a monte, ossia chi fornisce la staffa, chiamiamola staffa in modo che capiamo tutti, è lui stesso, nel caso nostro di Euromet o nel caso di altri, è diciamo il produttore che deve fare questo tipo di test, o internamente o tramite un ente certificato, oppure, ripeto, c'è sempre quella autocertificazione che dice che rispettino le normative 60.065-19.6, ma è il produttore che deve fare questo carico, questi sistemi, questo tipo di certificazione. Non è assolutamente l'installatore, non è assolutamente l'utilizzatore. Quindi la responsabilità dell'utilizzatore barra installatore è quella di chiedere e ottenere per essere cautelativamente coperto dal produttore barra distributore, dove compra insomma il supporto, che tale prodotto sia conforme alle normative vigenti, che è quelle che abbiamo visto prima. Ok, la prossima
Domanda prossima qui. Esiste una certificazione dell'installazione a norma di un prodotto da parte di un ente certificatorio? Allora, questo è l'auspicio di SIEC, mi viene da dire, adesso parlo per conto di Carla Conca, però diciamo così che appunto è l'obiettivo di SIEC, la mission di SIEC che è praticamente raggiunta, quella appunto che una volta che si ha il certificato SIEC in Italia, ovviamente tutte queste prerogative sono d'ufficio, tra virgolette, raggiunte, perché uno non è un installatore certificato e riconosciuto se non usa materiale qualificato e soprattutto non installa in maniera corretta, secondo dei canoni prestabiliti, l'installazione, ecco, in poche parole. Ok, questa è stata l'ultima domanda che ci abbiamo avuto. Aspettiamo un paio di secondi se ci sono degli altri che. Godwin, io volevo semplicemente aggiungere questo, che per esperienze personali, purtroppo in Italia basta che costi poco, basta che, ma sì, si lascia un po' tutto al caso, però diciamo che, lo dico ovviamente come parte in causa interessata, questo è un accessorio che veramente salva la vita e tante volte, molte volte, forse troppe, anzi sicuramente troppe volte, gli si paga poca attenzione e solo fino a quando non succede qualcosa, come sempre accade nella vita in tutte le circostanze, non si pone la giusta importanza. Tutto qui. Ok, notato. Sì, allora, non ci sono altre domande. In questo caso, ti ringrazio moltissimo, Cristiano, per questo riferimento, per questa presentazione. Ringrazio anche gli ascoltatori. Se ci sono delle domande, si possono anche mandati a info@euromet.com e Cristiano sarà lieto di rispondergli anche. Allora, Assolutamente. chiedo il recording.